ogni quadro, cioè, non nasce così in maniera casuale, ma è sempre il risultato di una ricerca emotiva, cioè di un sentimento, quasi un'analisi di un sentimento che poi trova il suo sbocco, trova la via d'uscita, trova la luce. Sempre, ripeto, l'esternazione di un sentimento che può essere amore, odio, una pulsione del momento, una passione non vissuta, un sogno magari rincorso, non riuscito ad afferrare. Now your conscience is clear, I hear you talk girl, now your conscience is clear. Ero, vabbè, ex cantante, band rock, metal. Alla fine quest'anima ti rimane, ti segna in un qualche modo, e alla fine uno cerca di metterla in quello che fa. Nel quadro dell'Eterno Addio, oppure nel quadro di Amor Volat Undique, dove i due si amavano, si amano tuttora follemente, perché è una coppia di amici bellissima che io adoro, e il loro sentimento ho cercato di infonderlo nel quadro, perché mi è arrivato in maniera forte, mi è arrivato. È davvero bello, perché è un fascio di luce, come un fascio di luce, come i colori dell'iride che ti arrivano, c'è una varia gamma di colori, cioè ti arriva tutto insieme e ti illumina, cioè è una sinfonia di emozioni, va.